correggere i nostri difetti in sella, spalle curve, talloni alti, gambe che si spostano troppo in avanti o troppo indietro, il corpo che si torce sulla sella. Questi sono alcuni difetti che possiamo acquisire montando da soli. Nel prossimo servizio un vero professionista ci aiuta a correggere gli errori più comuni. Allora, oggi siamo al maneggio della Volpa, dove faremo una clinica, piuttosto un stage, perché faremo un lavoro particolare su ogni cavaliera, che hanno già dei cavalli preparati, di buon livello, direi alcuni anche di alto livello, in dressage ovviamente. Dunque faremo questa clinica che servirà a migliorare gli esercizi fatte sia dei cavalieri che dei cavalli, cerchiamo di migliorare anche i due perché l'uno non va senza l'altro, e vedremo un po' alla fine di questo stage il bilancio di quel che è stato fatto e lasciare in seguito un lavoro particolare a ogni cavaliere che dovrà continuare questi esercizi, di modo che nel prossimo stage o clinica che organizzeremo vediamo un po' i progressi fatti da tutti. Siamo in un bellissimo ambiente, hanno un manager molto simpatico, i cavalli sono molto belli, molto ben preparati. Dunque abbiamo adesso cominciato questa lezione, seconda lezione, con un altro cavallo di razza lusitana, che è presente, che ha un piccolo problema, che sembra un po' troppo alta sulla posizione di nuca. Nel dressage è sempre richiesto di avere la nuca come il punto il più alto del cavallo, però non dobbiamo avere una nuca rovesciata come lui lo fa ogni tanto, e dunque il suo cavaliere va a lavorare il cavallo di modo a farlo scendere sulla mano, essere più rilassata, di modo a ottenere una schiena un po' più tesa, un po' più sostenuta, che se il cavallo si rovescia sul collo e la nuca ovviamente non può più avere una buona posizione del dorso e per conseguenza anche un impegno minore dei posteriori. Dunque cercheremo in questa lezione a rilassare questo cavallo, a portarlo un po' più basso il supportamento di testa per tutti gli esercizi che facciamo con tutti. Attenzione che lì le anche sono troppo davanti, metto un po' più di mano, un po' meno di gambe esterne. Guarda. Molto difficile rettificare un appoggiato quando è stato cominciato, eh? Devi fare attenzione di partire sempre veramente con le spalle, ti ricordo già l'altra volta, su questo lato lui ha sempre tendenza a passare per tantissimo le anche, davanti. Riprendi su questa mano per favore, cambia la mano. Ricomincia l'esercizio. Allora, prova, cammini in lungo delle. Prova a abbassare piano piano, combinazione di mani. Legge, apro un filo. Sempre. Ancora, ridalo un po' di spazio, ancora. Lascialo camminare. Guarda, yeah. Obbligo a stare. Giochiamo il feeling, guarda, lascia la mano interna leggermente. Adesso ho ottenuto la fissazione dei tuoi due reni, la rene esterna che viene in contatto. Continua a rilassare e abbassare un feeling per favore. Aperto, leggermente più aperto, un feeling meno di contatto. Voilà, adesso inizia la tua partenza d'appoggiato con le mani e non con la gamba esterna. Gamba interna che lo aiuta, un po' di gamba esterna adesso, un filino, poco. Voilà. Camminare, fallo camminare lo stesso. Piego, lì, piano. Regola bene sulla rene esterna, un po' di piega a destra, per favore, leggermente. Ok, va bene. Ricominciamo ancora una volta. Gli esercizi vengono ripetuti quando c'è un problema, nella calma, tranquillamente, dobbiamo ripetere finché il cavallo esegue perfettamente l'esercizio. Dunque continuiamo a chiedere adesso una posizione un po' più corretta della nuca e ricominciamo questa appoggiata dove il cavallo ha troppo tendenza a passarla anche in prima su questo lato. Cercheremo
di fargli capire che deve veramente uscire prima le spalle e deve trovare un migliore equilibrio per fare questi esercizi. Voilà, voilà, non perdi il contatto, regolare, la gamba esterna, dare la cadenza, 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 non lasciarla pizzicare, la gamba contro il cavallo. Voilà, piano, bien, bien, ecco, bravo, chiamessa, bien, Io mi chiamo Fabio. Il mio collo si è presentato da solo, si chiama Sultan, ha 13 anni, è un collo lusitano. Oggi siamo qui a fare delle lezioni, a fare uno stage con Gerard, che è a mio avviso una persona che per l'equitazione vale la pena di essere suo allievo, perché insegna, perché ha un modo di fare con i cavalli e anche con noi cavalieri, che tante volte pensiamo sempre che la colpa dei cavalli, invece la maggior parte delle volte no, la colpa è nostra. Dunque ci vuole qualcuno che veramente insegni in un certo modo, ti faccia capire le cose e che a conti fatti poi vedi anche dei risultati. Sicuramente ci vuole tanto 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 tempo. Progressivo, incurvazione, un po' di incurvazione a destra, sostenere bene l'insieme, gamba interna, gamba esterna, preparati per la spalla indietro, scivolare sulla anca sinistra. Voilà, regolare, cadenziato, voilà, con delle regne leggere, molto bene, bien. Continuiamo direttamente. No, scusa, questo lato non va bene. Va avanti per favore un po', un film, trot normale, approfitta per mettere il tuo cavallo dentro una posizione, voilà, che non si rialza di troppo. Senti bene gli impegni del dorso, mettilo bene in azione, sostieni con le gambe la tua seta e gli chiediamo un'appoggiata al trot stavolta. Attenzione alla anca, le mani prima, la gamba esterna dopo. Voilà, voilà, bien, bien, la cadenza costante. Fini in fondo, non si vuole, allez, allez, ancora, 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 ok, bien. Mani dentro, forti. Facciamo la stessa cadenza sempre. Dentro. Sempre nella stessa cadenza. Le regne sempre dentro una tensione molto molto leggera, e proseguiamo con l'appoggiata. Dunque abbiamo detto, questo lato infatti fa più fatica a seguire con la sua anca, un po' più di gamba esterna. Voilà, voilà. Dunque, cioè, che questi cavalli sono già ben preparati, ovviamente non consigliamo a persone che non sono preparati come cavalieri o i cavalli che non hanno avuto tutta questa preparazione, tutta questa ginnastica, tutto questo lavoro in piana, di cercare di copiare tutti quegli esercizi, perché sarebbe soltanto un danno per il cavallo, non combinerebbe tante delle belle cose, e meglio veramente cominciare ad avere una preparazione fisica, una ginnastica che noi chiamiamo lavoro in piano, che serve a fare, non so, per esempio delle cerche, delle volte, riunire piano piano il cavallo, dei galoppi riuniti, e a questo punto posso passare a degli esercizi tipo spalling dent, come vedremo, appoggiata, cambiamenti di piedi che viene in seguito. Tutto il lavoro si fa veramente con una gran progressione di lavoro, per evitare di traumatizzare e creare dei danni fisici al nostro carissimo amico, al cavallo.